Giornata ad alta tensione per la formazione del nuovo governo. Conte è salito al Quirinale per un incontro inatteso con Mattarella. Il presidente incaricato ha riferito al capo dello Stato sulla situazione della difficile trattativa dopo le tensioni già esplose ieri per le dichiarazioni di Di Maio al termine dei colloqui proprio con Conte. Ci sono state anche voci di una rinuncia di Conte. In questo clima a Palazzo Chigi è in corso l'incontro sul programma del presidente incaricato con le delegazioni di 5 Stelle e PD. PD che ribadisce la richiesta di chiarezza al movimento che lunedì potrebbe già votare sulla piattaforma Rousseau. Intanto il leader della Lega Salvini chiede a Mattarella di tornare alle urne, stoppando una trattativa che è solo un mercato delle poltrone. Nuova ondata di proteste e scontri a Hong Kong. Migliaia di persone sono scese in piazza sfidando il divieto a manifestare. La situazione è di vera e propria guerriglia urbana. Gli attivisti hanno abbattuto le barriere di protezione davanti al Parlamento e lanciato bombe Molotov contro la polizia, che ha risposto con lacrimogeni e idranti. Nel Regno Unito, da Londra alla Scozia, decine di piazze sono mobilitate contro la decisione del Premier Johnson di sospendere i lavori del Parlamento fino al 15 ottobre, proprio nella fase decisiva della Brexit. Un golpe, secondo l'opposizione, e il 1,5 milioni di firmatari della petizione online contro la chiusura di Westminster. Negli Stati Uniti fa sempre più paura l'uragano Dorian. Viaggia con venti fino a 215 km/h e si avvicina alla Florida minacciando 10 milioni di persone. Il presidente Trump avverte che l'uragano potrebbe essere devastante. Evacuazioni sono state disposte in diverse aree della Florida, piani di emergenza anche in altri stati del sud. Seconda giornata subito con il big match Juventus-Napoli, protagoniste della sfida scudetto della scorsa stagione. Tegola per la difesa bianconera, mancherà e a lungo Chiellini, infortunato al ginocchio. Icardi ha fatto causa all'Inter per 1,5 milioni di euro. Sono stato discriminato, dice l'argentino, che potrebbe essere ceduto in prestito all'Atletico Madrid o al Paris Saint-Germain. Buona giornata e un buon sabato dal telegiornale della 7. Doveva essere, almeno fino a ieri a quest'ora l'avevamo annunciato come un possibile weekend di riflessione per il premier incaricato Conte, che improvvisamente, come tutti gli altri, Di Maio a parte, ci verrebbe da dire, ha dovuto gestire quella improvvisa altalena, quel improvviso capovolgimento della clessidra nella formazione possibile del governo giallorosso. Tutto è nato dalle dichiarazioni dello stesso Di Maio, quel utilizzo dopo l'incontro col premier incaricato Conte di quell'inedito condizionale, un governo che potrebbe nascere ma anche no, e poi i toni ultimativi, la lista dei punti non negoziabili, fino addirittura all'invocazione dell'eventuale voto. Tutto è stato rimesso in discussione naturalmente anche da parte della PD, che ha detto irricevibili la lista degli ultimatum, ed è tornato in scena Conte ancora una volta nel ruolo di mediatore a confronto questa mattina in un colloquio che viene definito informale di approfondimento con il presidente della Repubblica Mattarella, con tutto poi di quello che ne segue nella giornata di oggi. Un colloquio a sorpresa al Colle tra il premier incaricato Conte e il capo dello Stato Mattarella questa mattina dal pozzo dell'incertezza di queste ore, dopo che l'intesa tra 5 Stelle e Dem è finita sull'ottovolante per le dichiarazioni di Di Maio ieri al termine delle consultazioni. O accettano il nostro programma o si torna al voto. Ultimatum che ha irritato i Dem e messo in difficoltà il premier. In questa chiave l'entrata in scena del Colle, che finora ha seguito a distanza con contatti continui i passi del premier incaricato, drammatizza il quadro. Ma evoca un sottotesto, l'irritazione è alta, senza responsabilità, tutto può saltare. E da fonti parlamentari rimbalza addirittura il timore di un passo indietro del premier incaricato, anche se il Quirinale ridimensiona. Con questa eredità ingombrante inizia l'incontro a Palazzo Chigi tra Conte e le delegazioni parlamentari di 5 Stelle e Dem per tentare di archiviare le tensioni accumulate, convocato alle 9:30 e poi slittato alle 12 proprio per l'appuntamento in Quirinale. Noi le rassicurazioni
lezione dobbiamo ricevere è il motivo della nostra riunione. Noi avremo lo stesso approccio di sempre, costruttivo e nell'interesse del nostro Paese. Se gli altri su questo fronte saranno disponibili, noi siamo pronti a continuare il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi. Altrimenti prenderemo atto della situazione. Noi abbiamo questi 20 punti, vogliamo sentire appunto il Partito Democratico che cosa ne pensa. Non credo siano punti che vanno contro la loro agenda, quindi sono molto fiducioso che troveremo una quadra. Ma se sul programma, con la regia del Premier, i passi avanti verso una sintesi sembrano possibili, sulla sostanza politica dell'intesa che si accumulano tensioni. Non c'è chiara la dinamica nel Movimento 5 Stelle, dice il tesoriere Misiani. Zingaretti ha chiesto chiarimenti per andare avanti, ma il comportamento del leader grillino ha irritato anche parte dei 5 Stelle, dove cresce l'insofferenza per un negoziato dove si rivendica la supremazia dei temi, ma si tratta sui posti. Per il Movimento sarebbe difficile reggere senza un ruolo apicale, vedi vice premier per Di Maio, fanno sapere i suoi. Ma i Dem non mollano. Conte l'hanno indicato loro, la cabina di regia di Palazzo Chigi va bilanciata con un vice premier Dem. Non solo, l'indurimento di Di Maio ha convinto anche quelli che erano pronti a cedere che ormai la cosa non si può più fare e guardano a Conte per risolvere il caso. Temi che rischiano di deflagrare con l'avvicinarsi del voto su Rousseau, che scopre i nervi del Movimento, al punto che Gentiloni consiglia via tweet un'accelerazione gioverebbe alle possibilità di risolvere la crisi, mentre fuori dal Parlamento Di Battista, allineato con i toni abrasivi di Di Maio, già parte con il gioco del cerino. Se il PD fa saltare tutto, lo spiegherà agli elettori. Dunque, naturalmente l'incognita è rappresentata anche da quel passaggio vincolante per i 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau, che potrebbe, dicevamo, arrivare già nella giornata di lunedì. Di mezzo, naturalmente, il ruolo di mediazione del Premier incaricato Conte sulla struttura del governo, sui programmi, sui temi, il confronto anche con il Presidente Mattarella, a cui si rivolge, è il caso di dirlo, anche la stessa opposizione, in particolare Salvini, vuole il voto. Salvini, rivolgendosi e parlando per una destra, quella della Lega, che non ha più molti punti di contatto per esempio con Forza Italia, la mobilitazione è diversa, Salvini invoca la piazza così come Fratelli d'Italia, ma con date diverse. Invece i punti di contatto e le accuse reciproche con Forza Italia sono all'ordine del giorno. Alla fine, dopo aver snobbato Conte e le sue consultazioni, Salvini torna a parlare. Presidente Mattarella, basta, metta fine a questo vergognoso mercato delle poltrone, convochi le elezioni e restituisca la parola e la dignità agli italiani, chiede Salvini, riassumendo la posizione di un centrodestra con divisioni sempre più nette. Lo dico anche a quegli amici di Forza Italia che in questi giorni hanno detto: non dobbiamo andare più avanti con la Lega, messaggio ai naviganti, noi non abbiamo bisogno di niente e di nessuno. Se siamo usciti da un'alleanza perché non si facevano fare le cose, non è che entriamo in un'altra per non fare le cose. Quello di ieri sera a Conselve, in provincia di Padova, è il primo comizio del leader leghista dopo la rottura del governo giallo-verde. Salvini respinge al mittente l'accusa velenosa di Berlusconi di aver consegnato il paese alla sinistra, condita dal messaggio sulla ricostruzione di un nuovo centrodestra a guida liberale e democratica, con Forza Italia al centro e non la destra di oggi di sovranisti e populisti, come ha detto il Cavaliere dal palco della Sala della Regina dopo un lungo incontro con il premier incaricato Giuseppe Conte. Stamattina, contro la narrazione della politica dei no, rincara la dose la capogruppo degli azzurri alla Camera. Forza Italia è il partito del sì, replica gelida Maria Stella Gelmini. Forse la lunga frequentazione con Di Maio fa travisare a Salvini la realtà. Critiche piovono anche dall'interno della Lega. Salvini, nell'aprire la crisi, ha fatto una mossa azzardata, ha sbagliato a fidarsi del PD e delle voci che Zingaretti e forse anche Renzi volessero andare al voto, commenta l'ex segretario leghista Maroni dalle pagine della stampa. E dallo stesso palco di Salvini ieri arriva la linea dura del governatore del Veneto Zaia, che incita il popolo leghista alla piazza, pronti a fare la rivoluzione da qui alle elezioni. E a proposito di piazze, sia pure separatamente, sono convocate anche quelle di Fratelli d'Italia. La Meloni ha indetto un sit-in nel giorno dell'ipotetica fiducia al nascente governo giallorosso, senza simboli di partito, ma solo con i tricolori, sottolineano dal quartier generale
nazionale del partito. Mentre la sua manifestazione, Salvini l'ha convocata a Roma il 19 ottobre. Berlusconi invece fa sapere che la sua di opposizione sarà parlamentare, classica e quindi lontana dalle piazze reali e virtuali. Adesso andiamo alle piazze di Hong Kong in primo piano sul fronte degli esteri, perché a dire la verità siamo già al 13° weekend di mobilitazione, ma probabilmente questo verrà ricordato come il più duro, segnato da un'escalation di violenza da parte dei manifestanti e della reazione della polizia, perché oggi era in programma una manifestazione cancellata, non autorizzata, eppure migliaia di persone sono scese in piazza ad Hong Kong. La reazione della polizia è stata molto dura, peraltro i segnali anche economici sono di prima recessione e dunque si teme anche dal punto di vista delle altre forze internazionali che stanno a guardare un'ulteriore crisi che vada al di là della semplice mobilitazione di piazza. Bottiglie Molotov e sassi da una parte, idranti, gas lacrimogeni dall'altra. Ancora una volta le strade di Hong Kong sono il teatro degli scontri violenti tra manifestanti e forze dell'ordine. I timori della vigilia sono diventati la realtà di queste ore. La polizia è intervenuta per disperdere le frange più violente che hanno provato ad entrare nel Parlamento. Nel 13° fine settimana di proteste nella ex colonia inglese, in centinaia, nonostante il divieto imposto dalle autorità, che non avevano concesso via libera per ragioni di ordine pubblico, si sono dati appuntamento al Southern Playground di Wan Chai. Un divieto aggirato dagli organizzatori, che hanno deciso di convocare comunque la piazza per motivazioni religiose. Uno stratagemma giuridico che non prevede che venga rilasciata un'autorizzazione. A sfilare alla testa dei cortei c'era anche Joshua Wong, il giovane leader che 5 anni fa guidò la rivolta degli ombrelli. 2 giorni fa era stato arrestato assieme alla sua compagna Agnes Chow, accusati entrambi di assembramento illegale. I due sono stati rilasciati su cauzione dalle autorità. Intanto altri 2 deputati sono finiti in manette, portando a 3 membri del Parlamento arrestati nelle ultime ore. Le accuse per loro sono quelle di ostruzione alle operazioni di polizia e aggressione a pubblico ufficiale. Per precauzione le autorità hanno sospeso il servizio di trasporto pubblico di superficie della metropolitana intorno alla sede di rappresentanza della Cina e predisposto anche alcune barriere di protezione. Proprio la Cina è il convitato di pietra di queste proteste che vanno avanti ormai dal mese di giugno. Poco meno di una settimana fa a Pechino, dopo aver sollecitato una presa di posizione più energica da parte della governatrice Carrie Lam, aveva dichiarato che il governo centrale non resterà con le mani in mano e non permetterà questa situazione di continuare. Nelle ultime ore sono sbarcati circa 10.000 militari che sono andati ad aggiungersi agli altri 5.000 soldati dell'esercito popolare di stanza nell'isola. Una settimana fa 12.000 agenti di polizia erano stati trasferiti nella vicina provincia cinese del Guangdong per quella che le autorità di Pechino hanno spiegato essere una normale esercitazione. Allora, vi faccio vedere anche in diretta che cosa sta succedendo a Hong Kong molto brevemente. Sicuramente una situazione che la polizia dà in questo momento sotto controllo nell'area del Parlamento, ma possiamo vedere insieme le immagini del blocco invece creato dai manifestanti, in questo caso bruciando e ammassando una serie di cose, sedie e altri elementi trovati per la strada durante la manifestazione. Questa è la situazione in questo momento. Al di là delle forze dell'ordine e del fuoco ci sono ancora i manifestanti. Andiamo avanti, ci sarà una giornata, un weekend di manifestazioni anche che segnerà il Regno Unito. D'altronde questa settimana è segnata dallo strappo di Re Boris, così viene chiamato Boris Johnson, da quando ha di fatto annunciato la chiusura del Parlamento. Decine di piazze del Regno Unito mobilitate contro Bojo, manifestazioni per protestare contro la decisione del primo ministro Boris Johnson di sospendere per 5 settimane i lavori del Parlamento nella fase decisiva per chiudere il dossier Brexit prevista per il 31 ottobre. Un vero e proprio golpe, secondo l'opposizione, una necessità, secondo Johnson. L'ho fatto per evitare il mancato accordo con Bruxelles, ha ribadito in un'intervista alla BBC. Da Londra alla Scozia, passando per Irlanda del Nord e Galles, si manifesta con gli slogan fermare il golpe e difendere la democrazia. Nel frattempo la petizione online contro la chiusura di Westminster ha superato il 1.600.000 firme. Dalla destra spregiudicata di Boris Johnson a un'altra destra ancora più estrema e in forte crescita, quella tedesca di Alternative for Deutschland, l'anti-europea alternativa per la Germania, che potrebbe sbancare nelle elezioni regionali di domani in Sassonia e Brandeburgo. 2 Länder di quella che una volta era la Repubblica Democratica Tedesca, l'area economicamente più debole del
il paese e che con la caduta del muro 30 anni fa ha vissuto lo smarrimento dell'esodo di massa verso ovest, subendo politiche di austerità e tagli che sono diventate linfa per la formazione populista che sta facendo leva sul malcontento generalizzato e che potrebbe punire severamente i due partiti al governo centrale, i cristiano-democratici di Angela Merkel e i socialdemocratici. L'affermazione più clamorosa dell'AfD dovrebbe registrarsi in Brandeburgo. Si prevede un testa a testa sul 21% con la SPD, che però perderebbe almeno 10 punti rispetto alle precedenti elezioni regionali del 2014, mentre l'AfD ne guadagnerebbe quasi altrettanti. In Sassonia i cristiano-democratici dovrebbero vincere di nuovo con un 29%, ma perdendo 10 punti e superando l'AfD solo di 4 punti a causa di un suo balzo rispetto al 9,7% del 2014. Balzo registrato in particolare nell'ultimo anno, dopo un omicidio commesso da un iracheno a Chemnitz che scatenò diverse manifestazioni neonaziste contro i migranti. Ed è proprio l'imponente afflusso di stranieri, per lo più islamici, fra il 2015 e il 2016 che sta esasperando i sassoni, che già si sentono cittadini di serie B e non hanno nessuna intenzione di sopportare anche i profughi oltre la crisi. Adesso parliamo di quello che Donald Trump, con suo linguaggio sempre colorito, ha definito il mostro assoluto. È un uragano, è stato chiamato Dorian. Per gli esperti potrebbe essere devastante, il più devastante della storia, se si esclude quello del 1992. Forse qualcuno di voi lo ricorderà, insieme alla devastazione che lasciò alle spalle Dorian. In questo Andrew, allora, nel 92, Dorian atteso sulle coste della Florida, una mobilitazione, un'evacuazione e uno stato d'allerta massimo, anche perché si preannuncia un'emergenza che potrebbe durare diversi giorni. Potrebbe essere l'uragano più violento degli ultimi decenni e dall'Oceano Atlantico sta puntando alla costa orientale degli Stati Uniti. Dorian, questo è il nome della perturbazione, ha lambito le isole Vergini britanniche risparmiando Porto Rico, ma ha guadagnato forza e in 24 ore è cresciuto dal livello 1, categoria minima, a 4, estremamente pericolosa. Si abbatterà tra lunedì e martedì sulle Bahamas e poi sugli stati della costa con venti fino a 220 km l'ora e fino a 4 metri di precipitazioni. Ma la sua traiettoria è imprevedibile e nello scenario peggiore, se deviasse verso l'interno degli Stati Uniti, potrebbe avere un impatto disastroso. Per il momento l'amministrazione americana ha dichiarato l'emergenza in Florida e in Georgia e schierato 4.000 uomini della Guardia Nazionale. L'uragano potrebbe essere devastante, ha detto Donald Trump, prima di lasciare la Casa Bianca per Camp David. Cancellata la visita di Stato in Polonia per gli 80 anni dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale, tornerà domani a Washington per monitorare la situazione. Oltre alle case di milioni di americani, rischia di essere colpito anche il suo resort di golf a Mar-a-Lago. Sono circa 10 milioni le persone allertate. Nelle isole e in alcune contee della Florida è iniziato il piano di evacuazione, sgomberato anche il Kennedy Space Center della NASA, mentre le due centrali nucleari della Florida sono pronte a chiudere. Chi rimane fa scorte di cibo e acqua, che inizia a scarseggiare come le batterie per alimentare radio e torce. Le società della rete elettrica hanno mandato rinforzi per affrontare eventuali blackout. A Miami iniziano già a sentirsi i primi effetti, con l'acqua alta che ha allagato diverse parti della città, ma piogge e vento potrebbero durare anche 3 giorni, facendo danni per 20 miliardi di dollari. Adesso andiamo alla situazione sullo Stromboli, in miglioramento ma è osservato speciale, lo Stromboli sul vulcano è cessato, vi leggiamo con i termini tecnici quello che è il bollettino, il trabocco lavico, il tremore vulcanico è in diminuzione, così stamani l'Istituto Nazionale di Geofisica. Permane comunque l'allerta arancione per abitanti e turisti dopo la paura dei giorni scorsi, vige ancora il divieto di sbarco sia a Stromboli che a Ginostra delle imbarcazioni private, mentre potranno attraccare i mezzi di lì. Nel tratto di mare della Sciara del Fuoco le imbarcazioni dovranno rimanere lontane dalla costa per almeno 2 miglia. E poi c'è il mare, c'è il Mediterraneo e, come è chiaro in questi giorni anche dal punto di vista politico, appena nel tentativo di formare un nuovo esecutivo 5 Stelle e Partito Democratico provano a accennare temi che possono riguardare i flussi migratori, i porti aperti o chiusi, anche i rapporti con la Libia, ecco lì la sintesi diventa più complicato anche solo a parole. Di mezzo però ci sono le persone, quelle che continuano a sbarcare nei piccoli flussi, nei piccoli sbarchi fantasma che peraltro c'erano anche durante le settimane della linea dura dei porti chiusi di Salvini, e poi ci sono le 34 persone ancora in mare in condizioni davvero complicate sulla Mar Ionio.
La pompa del dissalatore si è rotta, sul ponte ci si lava con l'acqua minerale che sta finendo e c'è un problema sanitario, un paio di casi di scabbia e le condizioni dei migranti che peggiorano di ora in ora. Sulla Mare Ionio, nave della ONG italiana Mediterranea, sono rimasti in 34 dopo lo sbarco di bimbi e persone vulnerabili consentito giovedì notte col mare mosso e un trasbordo non facile. Siamo sempre più preoccupati per le condizioni psicologiche dei naufraghi, fateci entrare in porto, chiedono i volontari. La nave si trova a circa 18 miglia da Lampedusa, ferma di fatto, rimane il divieto d'ingresso in acque italiane e di sbarco emanato dal ministro dell'Interno e controfirmato dai colleghi Trenta e Toninelli, forse l'ultimo atto dell'era Salvini al Viminale. Motovedette di Guardia Costiera e Guardia di Finanza si danno il cambio vicino alla nave per fornire assistenza e per non farla avvicinare. A bordo sono rimaste 5 donne, una non dorme da giorni e fissa il vuoto, tutti sono scioccati per il naufragio in cui hanno visto morire 6 compagni. Tanti gli appelli a consentire lo sbarco. L'arcivescovo di Monreale, Monsignor Pennisi, ha inviato un messaggio di solidarietà ai volontari della ONG. Il GIP di Agrigento ha disposto il dissequestro della Open Arms, la nave della ONG spagnola che in agosto è rimasta bloccata per quasi 20 giorni al largo di Lampedusa con lo sbarco disposto alla fine dal capo della procura patronaggio. Nell'ordinanza il GIP rileva che le indicazioni del ministro dell'Interno in tema di soccorso in mare non possono prevalere sui trattati internazionali. C'è il rischio, scrive, che si configuri il reato di omissione di atti d'ufficio e anche quello di sequestro di persona. La procura del Tribunale Spagnolo dell'Audiencia Nazionale sta esaminando una denuncia presentata da un avvocato contro il ministro Salvini per aver negato alla nave i porti. In Mediterraneo un nuovo soccorso, la Alan Kurdi della ONG tedesca SIAE, ha preso a bordo 13 migranti, tra cui 8 bambini che viaggiavano su una barca piccolissima. L'intervento è avvenuto in zona di soccorso maltese. Adesso alla pagina dello sport, weekend davvero intenso, si inizia con il calcio, nella seconda giornata c'è già una sfida che vale parecchio nelle ambizioni, non nella corsa scudetto, è un po' presto, di Juventus e Napoli, lanciatissimi gli uomini di Ancelotti che però è rimandato, il faccia a faccia con Sarri che per ragioni di salute non sarà presente sulla panchina bianconera, ma nelle file della Juventus non è questa l'assenza più dolorosa. Troppo presto per essere vero. Questo Juventus-Napoli è la seconda giornata, incongruo per la suspense, incognita per le due protagoniste già sulla carta. Mettendoci anche la polmonite di Sarri, stasera in tribuna ma non ancora in panchina, le contorsioni del calciomercato ancora aperto e in ultimo il grave infortunio al ginocchio destro di Chiellini, crociato anteriore e 6 mesi di stop, l'intreccio diventa davvero difficile da dipanare e pericoloso da maneggiare soprattutto per i padroni di casa. Molto più del Napoli, infatti, la Juve è un cantiere aperto in cui l'architetto Sarri non ha ancora avuto modo di incidere davvero. La vittoria di Parma è firmata da una Juve tatticamente non molto diversa da quella dell'ultimo scudetto. E se il crack di Chiellini costringe a testare subito il controvalore dei 75 milioni versati per il possente De Ligt, stasera alle prese con la velocità del tridente Mertens, Insigne e Callejon, davanti l'attacco juventino è ancora pieno di punti interrogativi, primo tra tutti quello legato a Dybala, confinato in panchina a Parma, escluso anche stasera a favore del grande ex Higuain, e spina nel fianco delle strategie di mercato, con la prospettiva sempre più concreta di non lasciare il bianconero, complici lo stop alla partenza di Neymar dal Paris Saint-Germain, unica destinazione accettabile per la gioia, e il no dell'Inter allo scambio con Icardi, a maggior ragione dopo il ricorso alle vie legali di Maurito & Company. Più pronto è certamente il Napoli nel segno della continuità. Ancelotti, ex mai amato in quel di Torino, guida una squadra che si conosce a memoria, in cui l'arrivo di Llorente, peraltro ex bianconero pure lui, porta in panchina centimetri ed esperienza. Ma comunque vada stasera, resterà alla fine la stessa sensazione. Per mille motivi questo Juventus-Napoli di fine estate arriva troppo presto per accendere il pathos di una corsa a scudetto destinata a risolversi lontana dagli scontri diretti.
Quindi ci sono naturalmente tutte le incognite legate al calciomercato, si chiuderà il 2 settembre, dunque ancora tempo per le rose, per modificarsi, per ricevere o meno gli input da parte delle società che faticano soprattutto in quest'anno a liberarsi di pezzi eccellenti. Non lo raccontate in casa Inter, dove basta parlare di Mauro Icardi per capire che il braccio di ferro sembra davvero eterno. È rottura totale tra Mauro Icardi e l'Inter, anzi è guerra. L'attaccante argentino, sempre consigliato dalla moglie agente Vandanara, ha fatto causa al club per mobbing, chiedendo 1,5 milioni di euro di risarcimento danni e il reintegro alla sessione di allenamento tattica, la cosiddetta partitella. È l'ultimo atto di una querelle senza fine, un rapporto ormai logoro già da tempo irrecuperabile. Icardi però si sente parte lesa, maltrattato ingiustamente dal club e dopo aver rifiutato tutte le offerte di trasferimento ha deciso di passare alle vie legali. Tutto questo nel giorno in cui sembrava essersi aperto uno spiraglio per un prestito al Monaco, ancorato però al rinnovo del contratto con l'Inter per un altro anno. La società si è detta sorpresa e delusa, ma Marotta continua a lavorare per la cessione, forse un prestito, ci sono Paris Saint-Germain e Atletico Madrid, anche perché tra un anno perderebbe il giocatore senza incassare nulla. Da capitano e uomo immagine a controparte in tribunale, Icardi non è il primo calciatore in Italia a fare causa alla società. In passato Pandev, Ledesma, Dino Baggio con la Lazio e Federico Marchetti con il Cagliari hanno scelto lo stesso percorso. Entro lunedì sapremo come andrà a finire perché chiuderà il mercato e intanto si gioca. Oggi il Milan di Giampaolo cerca il riscatto contro il Brescia, mentre domani si accende l'Olimpico col primo derby stagionale, quello tra Lazio e Roma alle 18 con la zona dello stadio super sorvegliata. Toccante ieri sera il saluto del Dallara Sinisa Mihalovic, tornato in panchina per l'anticipo tra Bologna e Spal. Applausi e striscioni per il tecnico dei rossoblù che vincono grazie a un gol di Soriano nel finale di gara. E poi c'è anche la Formula 1 che torna dopo 3 settimane di vacanza, tra poco più di un'ora pole position per il Gran Premio del Belgio, naturalmente Ferrari che cerca di risalire la china. La notizia c'è, arriva da questa mattina, Lewis Hamilton ha sbagliato l'errore del leader del campionato dopo aver toccato il cordolo, ha perso il controllo della sua Mercedes sbattendo contro le protezioni della curva 12, nessuna conseguenza, lo vedete, per il pilota, ma i meccanici Mercedes adesso dovranno fare una corsa contro il tempo per rimettere la monoposto in condizioni di tornare in pista per consentire a Hamilton di guadagnare eventualmente l'ennesima pole. Migliori tempi ancora una volta delle due Ferrari, Leclerc davanti a Vettel, davanti alla seconda Mercedes, quella di Bottas, fresco peraltro di rinnovo di contratto. Ci fermiamo, ma solo per la pubblicità, torniamo con tutti gli aggiornamenti tra poco. Di nuovo insieme ancora con il telegiornale, il tempo dei saluti, anche di riassumere quella che è la situazione dal punto di vista politico, insomma, vista la giornata frenetica che ci siamo messi alle spalle, vediamo qual è l'eredità e il timing di oggi. Vi dicevamo una giornata iniziata con il confronto, in atteso l'incontro definito informale di approfondimento tra il premier incaricato Conte e il presidente della Repubblica Mattarella, e poi è davvero significativo, è ancora in corso l'incontro tra lo stesso Conte e le delegazioni di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Al di là della struttura del governo si dovrebbe parlare anche di temi e di programmi. Con questo vi lascio, naturalmente tutte le notizie e l'informazione alle 20, se volete noi ci vediamo domani, come sempre una buona giornata.